Il CDM ha approvato il decreto asset che contiene diversi provvedimenti. Si va dalle misure per agevolare gli investimenti esteri in Italia a quelle per combattere il proliferare del granchio blu. Si prevede poi lo stanziamento di nuovi fondi ai comuni più piccoli, crediti d'imposta per le imprese che portano avanti progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori. Tre provvedimenti approvati: lo stop al tetto di 240.000 euro per gli stipendi dei manager della società Stretto Messina SPA, incaricata di portare avanti i lavori per il ponte dello Stretto. Una norma voluta dal MIT di Matteo Salvini per garantire il coinvolgimento dei migliori professionisti. Il decreto contiene le norme sul processo penale e quelle relative al settore taxi e carovoli. Per quest'ultimo stabilisce che le città metropolitane, capoluoghi, comuni, sede di aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario sino ad un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti. Per quanto riguarda i taxi, esclusa l'ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Per contrastare il caro voli, nel DL Asset viene vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. Il decreto Asset, approvato dal Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, contiene le norme in materia di Golden Power per monitorare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga in infragruppo.